questa manifestazione dal 27 maggio al 18 giugno, ma non parliamo solo di sport. No, no, abbiamo cercato di dare una connotazione un po' diversa, anche un po' culturale, con queste, cercando di coinvolgere, ovviamente l'obiettivo principale è coinvolgere i giovani, no? Farli diventare un po' protagonisti di questi eventi, non lasciarli come degli eventi molto formali, quindi i disegni del concorso di fotografia, i cori, le scuole e di varie attività sportive che operano qui sul territorio, che avranno la possibilità sia di esibirsi in piazza, ma anche di incontrare dei campioni che hanno ottenuto dei risultati di tutto rilievo. Con che cosa? Con il lavoro, la dedizione, seguire le regole, questo è quello che serve a noi oggi, un po' di duro lavoro, convinzione in quello che si fa, determinazione e le regole che sono fondamentali in tutte le discipline sportive. Quindi questo è un po' l'obiettivo che ci siamo dati. Vuole fare un invito ai cittadini di Latina? Ma sicuramente l'evento è molto ambizioso per noi, ci abbiamo dedicato molte risorse, ci aspettiamo dalla città di Latina una risposta analoga a quella che abbiamo sempre avuto fino ad oggi, quindi ne siamo certi che avremo una risposta positiva come l'abbiamo sempre avuta fino ad oggi. C'è questa vicinanza all'aeronautica che è sempre stata presente in ogni momento. Signor Sindaco, Latina è sempre attiva in molte iniziative. Questa mattina abbiamo letto anche della collaborazione con la Prologo sugli eventi estivi. Ci aspettiamo delle belle cose? Sì, sugli eventi estivi la nostra assessora Di Muro ha elaborato un bando una manifestazione di interesse. E qual è l'obiettivo? È quello di coinvolgere il movimento culturale che a Latina è sempre molto, molto in fermento e che deve trovare una sua sponda, una sua interlocuzione con l'amministrazione. Quindi il calendario, c'è molta partecipazione, quindi cercheremo di fare un calendario che renda viva, vitale questa città attraverso gli eventi culturali e attraverso anche l'utilizzo di spazi che magari sono meno frequentati. Ecco, il compito di un'amministrazione è questo, sapete quanto ci teniamo alla cultura e l'abbiamo fatto con uno strumento a nostro avviso molto semplice e di partecipazione. Valentina Cipriani, orgoglio pontino, campionessa di Fioretto. Lo sport come strumento di unione. Beh, devo dire che lo sport è molto importante, soprattutto per i giovani d'oggi che secondo me stanno un po' troppo rinchiusi in casa a giocare con la PlayStation. E secondo me lo sport è importantissimo per creare unione, per anche insegnare la disciplina, i valori, le regole, è fondamentale.